Ehi la ciurma, io sono Max Testa e oggi parliamo di Imperator Rome. Finalmente caduto l'ultimo embargo, posso dire tutto quello che penso su questo titolo, su cui ho avuto il piacere di poter giocare alcune ore. Intanto vedrete delle immagini della mia campagna con l'Egitto che è attualmente in corso, se qualcuno fosse interessato. Niente, cosa dire? Allora, intanto vi posso consigliare assolutamente Imperator Rome se siete degli appassionati della storia antica, se siete degli appassionati di Europa Universalis 4 e di Crusader Kings 2. Il titolo media dalla parte di Europa Universalis 4 molte meccaniche di diplomazia, di controllo dei punti monarca, che qui sono dei punti non più chiamati monarca, ma insomma con delle altre cose. Il manpower, i guadagni mensili e anche la gestione delle truppe. Mentre invece da Crusader Kings abbiamo alcune caratteristiche per i personaggi che per ora sono molto 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 acerbe. Lo scopo non era quello, probabilmente penso, da come conosciamo Mamma Paradox, porterà dei DLC più avanti in cui potremo gestire un pochettino meglio quelli che sono i nostri personaggi, le opzioni che abbiamo tra di loro. Come potete vedere possiamo fare dei matrimoni, tenere dei giochi importanti, dei trionfi, oppure anche imprigionare, bandire, eccetera, eccetera. Questo su molte, 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 molte persone che sono all'interno della nostra corte, anche se appunto, come dicevo prima, non c'è la gestione profonda come in Crusader Kings 2. Detto questo, quali sono le pecche forse che ho incontrato di più in questo primo mio giocare a Imperator Rome? Intanto la gestione delle flotte è ancora da migliorare. Sarà il primo aggiornamento, la patch 1.1. Le flotte saranno più importanti, sarà una migliore gestione della pirateria, una migliore gestione dei combattimenti navali e credo che sia una cosa importante perché attualmente le flotte, poi anche per le mie campagne, per come si sono sviluppate, sono utilizzabili principalmente per delle lotte banali, in cui numero batte numero, per cui perché sono tutte solo triremi, quindi chi ha il generale più forte, l'ammiraglio più forte, e chi ha più truppe vince. Mentre invece l'altra cosa per cui sono utili sono gli assedi costieri, per cui come potete vedere qua da questo esempio qui, l'indicatore che è molto simile a quello che ci ha abituato la Paradox ci dà un blockade meno 1 all'assedio perché non ci sono delle imbarcazioni del nostro avversario in questo caso che possono bloccare per l'assedio, mentre invece qui abbiamo le nostre 26 triremi, ci fosse un assedio in queste zone qua sarebbe molto più facile da gestire perché appunto mancherebbe quel meno 1. Stabilità, aggressive expansion sono davvero molto molto simili a tutto il resto che abbiamo incontrato da Paradox. La tirannia è una meccanica che in realtà non ho potuto sviluppare appieno nei pochi gameplay che ho fatto adesso e assolutamente insieme a tutti gli altri giochi Paradox ha una rigiocabilità enorme perché tutti gli stati che possiamo vedere in questa mappa è davvero davvero ampia. Possono essere giocabili. Adesso mi metto un pochettino più piccolo per farvi vedere un po' tutta la varietà che abbiamo anche qua come start. Abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di stati piccoli che potenzialmente verranno migliorati, ne verrà migliorato il gameplay con dei DLC successivi, molto verosimilmente da quello che conosciamo per la Paradox, insomma. Più anche stati indiani, eccetera, eccetera. Ora come ora ci sono dei macro gruppi, sono sviluppati soltanto quelli più grandi e quelli più piccolini invece sono molto molto simili, anche perché non sono andati a studiare un gameplay preciso per, che ne so, per la Potula Atensia o per la Scordiscia, eccetera, eccetera, o per la Biturigia. Hanno fatto un ceppo gallico, un ceppo ellenico, un ceppo balcanico, eccetera, eccetera. Hanno sviluppato gli statelli in quel modo là. Lo consiglierei quindi per concludere questa breve recensione e non tenervi troppo sulle spine. Io lo consiglio come consiglio a tutti i giochi Paradox, sapendo che il gioco progredirà parecchio nel tempo. Quindi è un titolo da non comprare, giocare e finire. Ma comprare per rigiocarlo più e più volte, anche considerando la componente multiplayer, la componente di vari aggiornamenti, mod e DLC che di sicuro seguiranno, perché il gioco parte già con la schermata di avvio dicendo: "Ehi, moddate perché Imperator Rome sarà fichissimo moddato."
E io non sono un grande amante delle mod, ma di sicuro è un punto molto interessante da aggiungere anche per estendere la timeline o altre cose. La timeline che parte, diciamo, da una decina di anni dopo la morte di Alessandro Magno, quindi nel 303 a.C. o 304 più o meno. E gli anni vengono indicati ad urbe condita. La diplomazia è quello forse che pecca un pochettino di più al momento, perché la gestione dei vassalli, la gestione delle guerre è un pochettino arrugginita, però di sicuro ci saranno grandi progressi, grandi miglioramenti per quello che è questa parte del gioco. Sappiamo appunto che Paradox non abbandona lo sviluppo dei giochi una volta usciti. Detto questo, io spero che la recensione vi sia stata utile, che vi sia piaciuta. Vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento qua sotto il video, iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. E se foste interessati, seguire la campagna che sto facendo con l'Egitto, che è una nazione molto interessante, parte con un bel po' di soldi e un bel po' di manpower, ma con dei vicini scomodi come la Frigia e Cartagine, che non è molto lontana perché questo è comunque un vassallo di Cartagine, e pochissime, pochissime risorse, in cui appunto potremo vedere proprio dal vivo cosa vuol dire non avere legno per fare triremi, non avere ferro per fare fanteria pesante e via dicendo. Così potrete scorrere anche meglio quali sono le meccaniche del gameplay di Imperator Rome. Se doveste comprare Imperator Rome, vi consiglio di fare il tutorial, perché un po' di cose le imparate là. Poi se siete grandi amanti dei grand strategy game della Paradox, probabilmente non vi sarà così indispensabile, però non è male, non è male. Buona giornata a tutti.